Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Ci scusiamo intanto per il ritardo perché gli immancabili nel 2020 non poteva essere così. I problemi tecnici di poco fa dovremmo averli risolti, o almeno in parte. Io sono Claudia Iormetti di Open Group. Vi do il benvenuto ai partecipanti di oggi in questa sessione di formazione sulle Drugs Consumption Room. L'incontro di oggi è all'interno di un percorso che ASP, AUSL e Open Group stanno facendo per individuare a livello europeo degli strumenti e delle tipologie di intervento efficaci in campo sul tema della riduzione del danno. In questa ricerca c'è stato appunto un percorso di visita all'interno dei servizi di Amsterdam di riduzione del danno e all'interno di questo percorso abbiamo intercettato alcune tra le esperienze più interessanti. In particolare oggi avremmo il piacere di avere con noi Cédric Chervé, che appunto è uno dei professionisti più riconosciuti a livello europeo sia in tema di riduzione del danno che distanze del consumo. Con noi abbiamo Elena Borghi che farà appunto la traduzione in diretta dell'intervento di Cedric. Ringrazio tutti ancora per la partecipazione e io darei il via senza ulteriori indugi e darei la parola a Cedric. Good afternoon. Ciao I Cedric, am, good afternoon. hello. I am struggling with the technique. Like every of those webinar are different platforms. So sorry, I cannot be visible, but you can hear me? Yes, we do hear you. Okay. I'm not going to say everything I did in the past, but I am now currently the coordinator of the drug consumption room in Amsterdam. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Mi scuso per il ritardo, sto avendo qualche difficoltà tecnica. Partiamo senz'altro con la presentazione. Non sto a raccontarvi tutto quello che ho fatto in passato, ma attualmente sono il coordinatore ad Amsterdam dei progetti sulle stanze del consumo. Elena, scusami, ti interrompo un attimo. Sorry, Cedric. Ho dimenticato di dirvi che durante la presentazione di Cedric potete intervenire o alzando la mano o attraverso la chat e gireremo le vostre domande direttamente a Cedric. Quindi non abbiate timore, intervenite senza problemi, cercando di rendere questa sessione il più possibile interessante per tutti i partecipanti sui temi che vi interessano maggiormente. Grazie. I Okay, agree with what you said. I will do a couple of slides and then if there are questions, I make a break. I will also go through some slides a bit more fast. Like this, we have a bit more time for questions. allora parto con la presentazione, faccio vedere un paio di slide e poi lascio spazio per gli interventi. Su alcune slide andrò veloce, in modo che anche alla fine abbiamo spazio appunto per interagire. Okay, so for the one who knows and the one who don't know what is a drug consumption room, I always start with what is a drug consumption room. So drug consumption room are facilities who are designed for very marginalized drug users to use their drug in a safe environment under the supervision of trained staff. E inizierò prima di tutto con raccontare, per chi ancora non lo sappia, che cosa sono le stanze del consumo. Le stanze del consumo sono luoghi dedicati a persone che usano e che si trovano in condizioni di particolare marginalità perché possano utilizzare le sostanze in condizioni di sicurezza, sotto la supervisione di personale formato.
As you can see on the first slide of definition, I put the three main goals we didn't change from the very first opening of the first users room until today. Those goals remain the same: prevention of related deaths, overdose, prevention of contamination of HIV, hepatitis C, and other blood transmitted disease, and for sure the limitation of the public results. I tre obiettivi, macro obiettivi che vedete sotto l'immagine sono gli stessi da sempre e ancora oggi. Si tratta quindi della prevenzione delle morti legate al consumo di sostanze, la prevenzione di malattie come l'HIV, l'epatite C e altre malattie correlate e certamente, ultimo ma non da ultimo, la limitazione del disturbo della fede pubblica. Through the years, we have been a change in how much politics and policymakers are more interested in one of the goals. In the beginning of the 90s, really our main goal was to save lives and to prevent HIV contamination. In 2020, policymakers are very interested into public nuisance more than the empathetic approach of the 90s about saving lives. Nel corso degli anni abbiamo assistito all'interno del dibattito politico a dei cambiamenti nelle priorità, nell'ordine di priorità di questi tre obiettivi. Se all'inizio degli anni 90 gli obiettivi principali erano i primi due, quindi quello della salvare vite e del prevenire la diffusione di malattie, nel 2020 ci interessa a livello politico senz'altro di più limitare il disturbo della quiete pubblica. Yes. Next slide, please. I will go very quick to the history. I would like that all of you can find a lot about the history of the creation of the drug consumption room. I just wanted to point out two things on this slide. At the beginning, when people start to travel around Europe to access, let's say, a drug heaven, it was always, I prefer to be a homeless user in Amsterdam or in Zurich or in Frankfurt than to be a prisoner in my country of origin. And we saw a lot of open drug scene created in places where the use of drug was already decriminalized. But it brought so much public nuisance that those cities, Amsterdam, Zurich, Frankfurt, and others, they had to come up with a plan. And that pretty led to the very first opening of the users room in 1986 in Switzerland. E questa slide è dedicata alla storia della creazione delle stanze del consumo. Vado molto veloce perché informazioni su questo si possono trovare facilmente online. Voglio solo dire che inizialmente, nel momento in cui le persone hanno cominciato a viaggiare, a spostarsi attraverso l'Europa, il pensiero di fondo di alcuni di questi era è preferibile essere un homeless ad Amsterdam che un carcerato nel mio paese di origine. In città dove la scena legata alle droghe era aperta e le sostanze già decriminalizzate, depenalizzate, molte persone appunto hanno trovato la destinazione preferita. Si trattava di città come Amsterdam, Zurigo, Francoforte, che ben presto però hanno dovuto trovare delle soluzioni agli enormi problemi di disturbo della quiete pubblica che andavano creandosi. Ed è un po' questo lo scenario in cui è stata creata la prima stanza del consumo nel 1986. When we talk about a large open drug scene, we talk about in 1990 30,000 heroin users in the city of Amsterdam. Now there is less than 30,000 in the entire country of the Netherlands.
Quando parlo di scena aperta, a proposito appunto dell'utilizzo di sostanze, vi do due numeri. Nel 1990 si parlava di 30.000 persone che utilizzavano nella sola Amsterdam. Oggi sono meno di 30.000 in tutta l'Olanda. And this is because of multiple factors who help to reduce the size of open drug scene. Drug consumption room is one of the aspects, but there is needle exchange, methadone substitution, heroin substitution, and housing first. E sono vari i fattori che hanno contribuito alla riduzione di questi numeri. Uno è certamente il consumo stesso di sostanze, ma anche altre misure come la fornitura di siringhe pulite, metadone e facilities anche di accoglienza. So once the very first users room did open in Germany, in Switzerland, in the Netherlands, the scene somehow disappeared. The German users didn't have to stay in the street of Amsterdam. They could return to Germany. The Swiss, they returned to Switzerland, and so on. And every time a country opened a drug consumption room, we see those nationalities disappear. In 2006, we used to have a lot of Spanish in Amsterdam. That's the year they decided to create their own drug consumption room in Spain. And from 2006, we didn't see any Spanish coming here anymore. They don't have to seek a drug-free heaven. They can go to their own users' room in their country of origin. Mano a mano che quello che, a cui abbiamo assistito è stato che mano a mano che i vari paesi europei aprivano le loro stanze del consumo, le persone che provenivano da questi paesi non avevano più bisogno del paradiso olandese e man mano se ne tornavano nei loro paesi di origine. E in Olanda noi assistevamo appunto alla sparizione di queste nazionalità. Uno degli esempi più recenti è quello del 2006, quando c'erano moltissime persone spagnole che poi se ne sono ritornate in Spagna quando appunto quell'anno la Spagna ha aperto la sua stanza del consumo. And what we have seen, because now we are 20 years later, is the country who decriminalized the personal use of drugs. People return to their country. When a country opened drug consumption room, they go back there. And what we see is new movement is the people from the east of Europe who have really criminalized policies and not much harm reduction. They are the latest wave who came to the west to seek a drug shelter. L'ondata più recente di persone che arrivano verso ovest riguarda in questi ultimi anni persone dall'est europeo, dove le politiche sono particolarmente restrittive e criminalizzanti. Viceversa, per quei paesi in cui ci sono politiche di riduzione del danno, stanze del consumo e depenalizzazione dell'utilizzo, le persone appunto non hanno più bisogno di uscire dai propri paesi. And the practice inside the users' room have been influenced by migration, but also by the change of the way people approach and use drugs. From a purely heroin target group, the group changed into an heroin cocaine target group around the year 2000, and now we are 20 years later and we see multiple use, very individualistic use. Every kind of substance is available via online, via dealers who can go on the dark net. So from heroin cocaine target group, we have now people who use MDMA, ecstasy, amphetamine, and all kind of drugs actually. So that makes also the practice inside the user's room a bit changing. And I will explain a little bit more in a couple of slides. E il modo in cui le stanze del consumo
sono state utilizzate e vengono utilizzate nel corso di questi anni, anche questo è cambiato, non solo per causa appunto di queste ondate migratorie, ma anche per il tipo di gruppi target che le hanno frequentate. Quindi se negli anni 90 avevamo soprattutto utilizzatori di eroina, negli anni 2000 all'eroina si è venuta affiancando la cocaina. Oggi assistiamo invece alla presenza di utilizzatori di una serie vastissima delle sostanze più diverse, l'MDMA, l'estasi, l'anfetamina. Adesso tra un paio di slide approfondirò questo aspetto. Yes, but before I talk the model, which is an important part of my presentation, I would like to just go to the next slide to talk about the success moment and key messages who made it possible. Prima però voglio dedicare una slide ai momenti di successo e ai messaggi chiave che hanno reso tutto questo possibile. So you can read on this slide the evolution of the vision of a drug of drug consumption room. In the beginning of the creation of the drug consumption room, you can see a coalition of city hall, police, care worker, and drug users demanding an alternative to the prohibition. And therefore came the decriminalization of personal use of drug, and it was possible to open drug consumption room. But as you can see, already around 2000, it was not anymore the decriminalization was asked, but it was really a focus from policymakers about long-term costs and related crime and public nuisance. So there was a shift between care and urban management, if I may say so. Vediamo qui quindi una evoluzione nella visione del consumo e delle politiche legate a questo. Alla fine degli anni 80 e metà anni 90 abbiamo assistito a una sorta di coalizione fra forze dell'ordine, la città, i lavoratori del sociale e gli utilizzatori, per costruire un'alternativa al proibizionismo, che ormai che aveva dimostrato di essere controproduttivo. Quindi una sorta di decriminalizzazione del consumo e la costruzione delle stanze del consumo. Vediamo che invece poco dopo, tra la fine degli anni 90, inizio 2000 e fino ad oggi, il focus si sposta un po' di più contenimento dei costi e del disturbo della quiete pubblica, quindi da un focus più sulla salute e sulla cura, arriviamo ad uno più sulla gestione urbana, così per dire. Yes, and you can also think about yourself in Italy, same here, the Union of Drug Users, they originate in the late 80s. Potete vederlo anche sul caso italiano, questo paradigma, con la unione degli utilizzatori che si è sviluppata negli anni Ottanta. And that is a big difference between 2000 until today. It's become really the individual aspect took over the group aspect. Mentre a partire dagli anni 2000 e fino ad oggi il livello individuale ha decisamente soppiantato il livello collettivo dei decenni precedenti. Which means that we see much more individualistic behavior related to drug use, but we also are facing a lot more of NIMBY movement. People want to help their brothers and sisters, but not in their neighborhood, you understand? So this idea of coalition of different people having different interests is not as easy as it used to be.
People are very individualistic today, and that's unfortunate. So we're going to try to develop some message that is a win-win for both. L'aspetto dell'individualismo che assistiamo nelle persone che utilizzano le sostanze si vede parimenti anche nel resto della società, delle comunità che magari hanno la volontà di aiutare, soccorrere il prossimo, ma non necessariamente all'interno appunto delle comunità stesse. Quindi si tratta di sviluppare oggi dei messaggi che rappresentino situazioni di vittoria, no? Win-win, sia per chi utilizza che per la comunità. Every time we are thinking about opening a new service for drug users, it has to be a win-win, and for the users and for the community. So I wrote a couple of examples in the coming slide where we try to develop the culture of we, not us and them, but we. And we talk about the culture of and not the culture of but. If I say that, it's very important. In the example I've seen in Spain, instead of opening a facility for drug testing and hepatitis C testing only for drug users, it's open in the neighborhood for everybody from the neighborhood. So it's a win-win because it's a win for the users' quality of life and also for the neighborhood. In Portugal, everybody is covered with a national healthcare services, so it doesn't have to be discriminated and segmented only for users and only for elderly in the afternoon. It's become a kind of open center for all, and there are benefits for all groups. And that's what we're going to try to develop if we talk about developing services for drug users. It has also to have a positive impact on the neighborhood. Quindi ogni qualvolta andiamo a progettare dei servizi, dobbiamo tenere in mente appunto questa doppia vittoria. Dobbiamo progettare servizi che rappresentino opportunità sia per chi usa, sia per il resto della comunità. Dunque dobbiamo pensare come noi, we significa noi come comunità, non noi contro loro. Dobbiamo continuare ad utilizzare termini inclusivi e preferire l'utilizzo di congiunzioni come e invece che avversativi come ma. E la slide successiva è un esempio. Non ho capito se dalla Spagna o dal Portogallo. Is this from Spain or from Portugal, Cedric? Sorry, the example I was mentioning is Portugal. It's in Lisbon. Okay. È un esempio dal Portogallo dove è stato aperto questo servizio di testing contro l'epatite e che è aperto sia a persone che utilizzano allo stesso modo che a tutto il resto del quartiere. When we talk about the we, to make sure you understand, when we write the annual report, we talk about our organization as we, and we talk about the neighborhood as we. So there is no difference between we and we, from the neighborhood or from organization. We are part of the life of the neighborhood. Un altro esempio che vi faccio riguarda, ad esempio, quando noi scriviamo il nostro rapporto annuale. Parliamo sempre alla prima persona plurale, siamo sempre noi. Noi siamo quelli del servizio, ma noi lo utilizziamo anche quando parliamo della comunità, del quartiere. Siamo sempre noi. Next slide, please. This is another illustration of benefit to society, benefit to users. I will just mention one and the rest you can think for yourself. When a drug user is in a street and has no access to clean, sterile material, he will most likely develop, at one point of his using career, some abscess. An abscess needs treatment. You need to go to the hospital. They will open it with a scalpel. They will scrub it with a medical scrub. They will stitch it.
and then you will go back in the street, and a week later they will check it out, remove the stitches, and make sure that there is no infection coming. Now you understand that the majority of our drug users, they don't specially have an insurance, a health insurance coverage. So when they go to the hospital have to help them, but the taxpayer will pay for the health care costs. In questa immagine di nuovo vengono illustrati viene illustrata questa faccenda dei benefit per la società e benefit per, sugli utilizzatori. Vi faccio solo un esempio e lascio a voi immaginare tutti gli altri. Ad esempio, è molto facile che una persona che fa uso di sostanze e vive per strada, sviluppi a un certo punto della sua carriera di utilizzatore un ascesso, che debba recarsi in ospedale, averlo inciso, averlo medicato, eccetera. E poi torni alle condizioni di vita di prima. E poi di nuovo debba tornare per i successivi controlli e così. Ebbene, accade quasi sempre che queste persone non abbiano un'assicurazione sanitaria e che quindi nel momento in cui accedono a strutture del servizio sanitario, queste debbano comunque ovviamente curarle e che i costi ricadano poi sui contribuenti. So the benefit for the users is that there is access to healthcare. Every time we limit an access to a cure, we limit the cost to the taxpayer. So that's positive for both, for quality of life of the user and for the cost related to this. Quindi in questo caso il beneficio, diciamo, rimane solo dalla parte delle persone che usano. Nel momento in cui riusciamo a limitare gli accessi al servizio sanitario, invece non solo andiamo a aumentare la qualità della vita delle persone che utilizzano, ma anche non graviamo sui contribuenti da un punto di vista economico. Yes, I don't see many taxpayers who like to understand that a part of their tax is going to support homeless junkies. Sorry to say it like that. Mi immagino infatti che non siano molti i contribuenti che gioiscono nel vedere i loro soldi andare a essere spesi per curare dei tossici senza casa. But if you tell the taxpayer that we can prevent the cost to them by offering alternative, maybe the message will go through. We talk to the wallet of people who are voting. Se invece spieghiamo ai contribuenti che stiamo cercando di progettare delle alternative a questo, è più probabile che il messaggio passi. Yes, I would like to skip the next slide. You can all go on the Drug Consumption Room International and you can click on the map. You have every single drug consumption room, which is referenced on our updated map. So if you look about any information about the world map, you can find it. E salterò questa slide perché potete trovare tutte le mappe al link di Drug Consumption Room International. Quindi per vedere le mappe di tutto il mondo basta accedere a questo sito. Yeah, because the next slide, please, it's about the outcome. And this is again related to the benefit to society and benefit to user. Let's talk about the lethal overdose. You see, there has never been any overdose in drug consumption room since the operating. So this is a goal that we've reached. The public nuisance is very low. And now I would like to extend my presentation regarding the HIV.
Questa slide invece è sui risultati dell'apertura delle stanze del consumo. Come vedete, morti da overdose hanno raggiunto lo zero, quindi questo è un grande risultato che appunto abbiamo raggiunto, così come è molto basso il livello di disturbo della quiete pubblica. Invece, al primo punto, sulla HIV, dedico un piccolo approfondimento. Yes. When the HIV arose, we didn't know much about it in the 80s. And then we start to understand more the propagation. And we really, in the general mind of the world, we really liked the idea that it was really a disease which was really targeting homosexual or drug users. Negli anni 80 non sapevamo molto dell'HIV, solo dopo abbiamo cominciato a comprenderne le dinamiche di diffusione e ci piaceva molto pensare che gli unici gruppi che target fossero gli omosessuali e i tossicodipendenti. But now we understand that it is not as simple and as compartmented as we would have liked to believe. Ora invece abbiamo capito che purtroppo non è così semplice come ci sarebbe piaciuto credere. Because many drug users, homosexual or not, they have relationship with non-drug users, homosexual or not. Perché molti tossicodipendenti, omosessuali o meno, hanno relazioni con persone che non utilizzano sostanze e che sono omosessuali oppure no. Oh yes, so there is no border, physical border, between various groups and they all interact with each other. Non esiste quindi alcun confine tangibile tra i vari gruppi e tutti interagiscono con tutti. Let's think about a recreational bisexual user. So, per esempio, pensiamo ad esempio a una persona che utilizza sostanze e che è bisessuale. So all this story to say that when we limit a contamination of HIV among drug users, this has also an impact on the general public, because this homosexual or heterosexual drug users, if we prevent that he's getting HIV, he can continue to have sex with users or non-users, hetero or gay, doesn't matter, it doesn't spread further. Quindi limitare la diffusione dell'HIV all'interno della popolazione tossicodipendente ha ricadute positive anche su tutto il resto della popolazione con cui poi queste persone ovviamente entrano in contatto. And the number one way to prevent HIV contamination among drug users is to provide access to clean and sterile using material. Il primo passo per limitare questa diffusione è fornire alle persone che usano sostanze materiale sterile e pulito. Look at the curve on the graphic. You can see that the opening of the very first users room officially in the Netherlands is 1998. Se guardate il grafico vedrete che la data di apertura della prima stanza del consumo in Olanda è 1998. So we talk about 6 to 10% of HIV contamination before 95 pretty much, and from 95 till 2000 there is a very strong decrease, which is probably related to the opening of needle exchange, drug consumption room, distribution of condoms for sex workers, and so on. And then the curve flattened. Vediamo quindi una percentuale tra il 6 e il 10% di contaminazione, sì, diffusione dell'HIV prima del 95 e poi dal 95
al 2000 una discesa drastica della curva che poi è andata appiattendosi completamente negli anni successivi. Now, what you have to realize, you can see those are only drug users. In the Netherlands, the general public contaminated itself today, still around 4%. Would you repeat this, Cedric? Sorry. The graphic only shows people who are using drugs. If we take the general public of the Netherlands, non-users and users, hetero or not, doesn't matter. We are about 4% in the general public. So that means that among the drug users, the HIV contamination is much lower than the general public. E tenete presente che il grafico mostra solamente persone che, il caso di persone che utilizzano sostanze. Se invece pensiamo alla popolazione più in generale, in Olanda la media sta intorno al 4%, quindi all'interno della popolazione che usa sostanza è molto molto più basso che in tutto il resto della popolazione del paese. And this is probably can be explained by the fact that we forgot about 20 to 30 years to target heterosexual non-users in the campaign. E questo è probabilmente dovuto al fatto che per 20-30 anni abbiamo dimenticato di includere nelle politiche persone eterosessuali e che non sono utilizzatori di sostanze. Before we start talking about the models, I would like to say two really, how can I say that? Two strange effects that the drug consumption room establishment had in Canada and in France. Prima di passare ai modelli, vorrei parlarvi di due, per così dire, strani effetti che le stanze del consumo hanno ottenuto in Francia e in Canada. In Canada, when they discussed the opening, the neighbors were really scared to see much more drug users, much more drug dealing. But finally, it's the opposite effect that happened because when they open a drug consumption room, the police presence is much more visible around the drug consumption room. So the neighborhood and the neighbors feel safer. Quello che è accaduto in Canada quando si discuteva a proposito dell'apertura di stanze del consumo è che gli abitanti dei quartieri dove queste sarebbero state aperte erano molto spaventati da questa prospettiva perché immaginavano un incremento di criminalità e così. E quello che in realtà è accaduto è che e i quartieri sono diventati molto più sicuri, o almeno le persone hanno l'impressione che siano molto più sicuri, poiché la presenza delle forze dell'ordine all'interno delle stanze del consumo è molto visibile. In France, when they discussed the opening of the users' room in Paris, it was not only coming from the city hall who was going to impose it to a neighborhood, it was part of an urbanism plan. And it's again the win-win story. There is a drug consumption room necessary, but we're also going to put some new light. We're going to renovate the parking. We're going to create a playground for kids, and we're going to make some new benches with a nice fountain. So the taxpayer doesn't feel like he's giving millions to just a structure for users, and he also has benefit of a global urbanism plan. It cannot be a users' room thing only in terms of users, and we impose it to the neighborhood. In Francia invece quello che è successo quando si discuteva dell'apertura di stanze del consumo a Parigi è che non si è trattato di un'imposizione da parte dell'amministrazione della città su un certo quartiere, ma le stanze del consumo sono state inserite in più ampi piani di rinnovo urbano. Per cui il quartiere dove la stanza sarebbe stata aperta ha
riceveva tutta una serie di altre migliorie appunto all'interno di questo piano integrato di rinnovo urbanistico, quindi parchi per i bambini, più luce, tutta una serie di misure che appunto rientrano in quella situazione win-win di cui vi ho parlato prima. Yes. Next slide, please. I need to take 1 minute break. I have to talk to my student and I will be right back in 1 minute. Ok, Thank you. Cedric fa una piccolissima pausa di 1 minuto perché deve parlare con uno studente e poi torniamo a parlare dei modelli. Allora, intanto ne approfitto a questo punto per dire due cose, nel senso per ricordare al gruppo, ai partecipanti che abbiamo in linea, che possono intervenire in qualsiasi momento con delle domande, anche li invito anche a chiedere delle domande specifiche su appunto le caratteristiche di questo modello di intervento, anche rispetto a delle magari delle paure, dei dubbi che abbiamo rispetto alle possibilità di impatto che possono avere su un contesto come quello, per esempio, bolognese, visto che appunto questo è uno spazio anche di ricerca per ragionare su possibili tipologie di intervento. Vi ricordo che potete intervenire o alzando la mano, e quindi dovreste trovare appunto l'icona per poter alzare la mano all'interno del vostro schermo, oppure scrivendo in chat e gireremo le domande a Cedric. Ok, Ecco, I'm Cedric, back. welcome, go on. All right. So, about the existing model, let me make a nice little story. Allora, lasciatemi cominciare con una bella storiella circa i modelli esistenti. I am working today and I live in the Netherlands. So when I finish work, I go home, I cook for my wife, I play with my son, and when they are sleeping, I'm injecting heroin watching my favorite Netflix. Allora, io oggi sono al lavoro e abito in Olanda, quindi quando finisco di lavorare torno a casa e cucino per mia moglie e mio figlio, gioco con mio figlio e quando loro saranno a letto potrò finalmente utilizzare eroina guardando la mia serie Netflix preferita. La casa di papel. La casa di carta. By the way, I don't have Netflix, but whatever. Now, I have drug users in the street of Amsterdam. I don't have access to a nice TV with Netflix. So we decided to recreate a living room for people who don't have one. Se invece non ho una casa e non ho un salotto, non posso ovviamente comportarmi così. Allora, quello che abbiamo deciso è appunto di ricreare spazi di questo genere per le persone che non li hanno. If I want to enjoy the drug in a safety environment, I will always use it in my comfort zone. It's my house, it's my living room with the people I like to be around. Homeless users don't have this possibility. So we recreate a living room for people who need to use drugs. And in this living room, they can use their drugs safe and hygienic. Chi vuole veramente godersi la sostanza lo farà se cercherà sempre di utilizzarla nella sua comfort zone, sia appunto la sua casa, il suo salotto, in compagnia delle persone con cui gli piace stare. Allora, quello che abbiamo cercato di fare è appunto ricreare spazi di questo genere, dove le persone che hanno bisogno di usare sostanza possono farlo. In un ambiente pulito e sicuro.
You see a list on the left. It's the existing model that we know about, but nothing is fixed. There are maybe new model that we don't know about that will occur. I will describe briefly each of them. Next slide, please. The integrated model. Every model has pros and cons, huh? And every model is trying to recreate a living room for people who don't have one, but regarding of the size of the scene, the way that people are using drug, and the geographic place in the city, it influences the model that will be created. So let's start about the integrated, but I let you first translate. Yeah, thank you. Allora, nella slide precedente abbiamo visto sulla sinistra un elenco dei modelli esistenti, ma questi sono quelli che finora conosciamo, niente è fisso e se ne possono anche inventare di nuovi. Se tutti cercano, hanno tutti un po' la stessa finalità, appunto di ricreare questo salotto per persone che un salotto non ce l'hanno, il luogo della città, la collocazione geografica della città in cui si trovano, le dimensioni, la tipologia di questi luoghi, sono gli elementi che differenziano appunto un modello dall'altro. Ora parliamo del modello integrato. The integrated model is a model that combines a drug consumption room with associated services. You have plenty of them, you can read the list, but this is an exhaustive list. It's mostly a big size in the middle of the city center or in the middle of the open drug scenes, and many services are associated to the drug of use services. E il modello integrato è caratterizzato per essere un luogo di grandi dimensioni, di solito nel pieno della città, e che associa le stanze del consumo a tutta una serie di altri servizi, sono quelli che vedete elencati, quindi le siringhe pulite, l'angolo caffè, docce, cibo, accesso a internet, telefono, alloggi, presenza di operatori, fornitura di metadone, supporto medico, test HIV, epatite e una serie, insomma, di servizi correlati. What is very interesting in this model is that you have a direct line between the service, and somehow we know that our clients are not the most keen to keep up with appointments, so there is not much need of an appointment. You have a doctor on site, you can have sometimes a psychiatrist on site, you can have the methadone substitution on site. So finally, the care is global and with a short line between the partners. L'aspetto più interessante di questo modello è che esiste una linea diretta fra le persone, i cosiddetti clienti, come li chiama lui, e tutti gli altri servizi di cui possono aver bisogno. Sappiamo che questa è una tipologia di popolazione che fatica con appuntamenti, burocrazia. Ecco, di tutto questo non c'è bisogno in questi luoghi perché in quella stessa facility si troveranno il medico, a volte lo psichiatra, e insomma tutta una serie di servizi che vengono forniti direttamente lì, facilitandone molto l'accesso. One counterproductive aspect is that it's a big size, so it needs much more discussion with the neighborhood, much more neighborhood check, and you have to be very aware that it doesn't become a honeypot that attracts more homeless drug user and that will disturb the neighborhood. L'aspetto invece, fra virgolette, negativo di questo modello è che ha bisogno di, è appunto una struttura di grandi, grandissime dimensioni, per cui c'è bisogno di molta discussione all'interno dei quartieri, prima di ovviamente poterla
installare e inoltre bisogna fare attenzione a che non diventi un centro che attrae moltissimi homeless e che quindi poi diventa problematico appunto per la vita del quartiere stesso. Next. The next model is a standalone or specialized model. I will just summarize it by it's a place you come in, you use drug and you go. Il secondo modello è cosiddetto specialistico e per farvela molto breve potrei dirvi che è un luogo in cui una persona arriva, usa la sostanza e va. Sometimes little associated services, I wrote it on the left side. A volte si possono trovare in questo modello anche alcuni servizi associati, quelli che vedete elencati sulla sinistra. The positive aspect is that it's small and it's mostly dedicated per neighborhood. So you might have six or seven of them spread around big cities that doesn't allow the honeypot effect to happen. L'aspetto positivo di questo modello è che sono strutture di dimensioni molto ridotte, per cui quasi a dimensione di quartiere, e dunque è possibile che in una città medio-grande ne esistano anche 6 o 7. A negative aspect could be the fact that it's more expensive per users. L'aspetto negativo è Therefore, che. sorry, I will finish. What is dangerous if it costs more one staff to supervise three or four users, the cost is higher. So if suddenly you have five or six users who disappear, maybe it's really too expensive to be maintained. L'aspetto negativo riguarda i costi. Queste strutture hanno costi per utente ovviamente più alti delle precedenti e se sono strutture che possono ospitare 5 o 6 persone e a un certo punto due o tre di queste scompaiono, non utilizzano più questo servizio, può essere che il servizio diventi troppo costoso da tenere in piedi. Another potential negative aspect is the fact that everything has to be done with referral. The client needs to see a doctor, you have to make a phone call, you have to make an appointment, and you hope that you will keep up to the appointment. There is not really much service offered on site, and it can sometimes postpone certain care. Un altro aspetto potenzialmente negativo di questo modello è che non essendoci servizi on-site, le persone devono essere rimandate all'esterno, per cui se hanno bisogno di cure mediche o qualsiasi altro servizio, questo viene posposto, passa del tempo e non è detto che la persona poi riesca a rispettare l'appuntamento. Quindi, ecco, la cura, insomma, è meno facilitata che nel modello precedente. The next slide is about the mobile unit. As you can see, it's a beautiful drawing of a mobile unit where, same story, you come in, you use, you go, and there are very few associated services. Questa terza slide rappresenta invece il modello di unità mobile, quindi questa è la rappresentazione di un camper e un po' come nel caso prima, la storia è la stessa, arrivi, usi e te ne vai. Very positive, I will say a word in a minute. Very negative, it's very small and you cannot accommodate a smoking room. It's only for injection. L'aspetto negativo è che è troppo piccolo perché ci sia una stanza dedicata al fumo, quindi è solo per le iniezioni. If you need a smoking mobile unit,
you will have to invest in a double decker with ventilation that is going to suck so much electricity, it's almost impossible. Se si volesse dedicare una parte al fumo, bisognerebbe avere un mezzo a due piani con un sistema di ventilazione che richiederebbe così tanta energia da renderlo quasi infattibile, da rendere l'opzione quasi infattibile. Another problem, I don't like the word problem. Another, let's say, impairment is that if you want to manage a mobile unit, the staff members, they have to have a driving license. Most likely they also should not have a criminal record. I know that in some countries, if you have a criminal record, you may not drive other people. So I don't know in Italy, but I know that in Canada, if you have a criminal record, you may not operate and work in a mobile unit. Un altro aspetto di difficoltà di questo modello è che ovviamente gli operatori che lavorano su queste unità mobili devono avere la licenza per guidare e in alcuni paesi anche non devono avere precedenti penali. Non so come sia in Italia, ma so che per esempio in Canada chi ha precedenti penali non può guidare accompagnando sul mezzo che guida altre persone. Quindi. Now listen to me very carefully because there are some extremely positive aspects of the mobile unit too. Però ora fate super attenzione perché ci sono due aspetti molto positivi circa le unità mobili. And one of them is being able to tackle and to fight the NIMBY movement. The what? NIMBY, not in my backyard. No? Okay, I'm not sure I got this. People are getting intolerant to their neighbor. Non sulle mie spalle, tipo, non sulla mia. Not in my backyard. Sarebbe la traduzione. Esatto. Sì, forse capisco cosa vuole dire. Allora, scusate che vi sto rovinando la suspense di questi due aspetti così positivi. Allora, il primo è che l'unità mobile permette di contrastare l'effetto che in inglese si chiama not in my backyard, cioè non nel mio cortile, cioè muovendosi non è da nessuna parte, ecco, non pesa su nessun quartiere in particolare. Yes, everybody wants to help the homeless users, but not in their neighborhood. So you are not a real neighbor, you are a temporary neighbor. You come for 2 hours, you disappear, you clean after yourself. Right, yeah, sì, perché dice, certo, tutti vogliono aiutare gli homeless, ma possibilmente non nel loro quartiere. E in questo modo, essendo un'unità mobile, non si è vicini di nessuno, no? Nessuno ci deve sopportare come vicini. Arriviamo, facciamo il nostro lavoro, poi ce ne andiamo lasciando tutto pulito. And very positive too is the fact that you are extremely mobile, like the name says it, and flexible. You can change your operating time, you can change your operating route, you can diversify the service. Maybe you do users room until 12 o'clock at night, and then you do sex worker support from 12 to 6 in the morning. You can change the route. If the drug scene is moving from the east to the west of your city, you can adapt this. So it's very reacting to what's going on in the city and in the scene itself. E il secondo aspetto molto positivo è che, come dice il nome stesso, del modello è un modello molto mobile e flessibile. Questo significa che si può adattare molto facilmente alla città e alle sue dinamiche. Se la scena si sposta più a est, più a ovest, con l'unità mobile si possono modificare gli itinerari, oppure si può
Pensare che ad esempio si utilizza il camper fino alla mezzanotte per le persone che usano sostanze e poi da mezzanotte alle 6 della mattina invece per fare sostegno alle sex worker. Quindi diciamo il fatto che sia così agile e appunto mobile permette una flessibilità e una possibilità di riadattare il servizio in base alle esigenze che emergono in modo molto, molto rapido. This is at the moment a very popular model because it's very difficult to obtain a physical address in city centers in 2020. But it's easier to justify that you will come in a neighborhood, operate a service, clean the neighborhood, clean after yourself, and disappear. Questo è un modello che ultimamente è molto gettonato, il più gettonato di tutti, perché è molto difficile riuscire ad ottenere un indirizzo fisso all'interno di un centro città nel 2020. È più semplice invece avere un servizio su ruote che arriva, fa il suo mestiere e poi pulisce laddove ha sporcato e scompare. Next slide, please. I will mention those other models, which is the Dutch model on the left, the housing facility with drug consumption room. For about 20 years, the Dutch government have been working on housing first, homeless as a short access and easy access to housing, not specially your own apartment, but protected apartment. And therefore, once you acquire it, you may use your drug in your room or in a common area. E ora vado, nomino velocemente gli altri modelli. Quello che vedete sulla sinistra è un modello tipicamente olandese, dato che in Olanda da decenni si lavora sulla Housing First, qui si tratta di appunto, possibilità di alloggio individuale per persone che usano sostanze e che quindi possono usare all'interno delle loro stanze. As drug user, homeless, a lot of time my drug use is a response to stress. And a big part of my stress is finding a place to sleep tonight. Once I have a house, a lot of stress goes away, my consumption will decrease, and my mental, social, and medical health will increase. And therefore, this model is really reaching many of those goals. Quello che spesso ci sentiamo dire dalle persone homeless che usano sostanze è il uso sostanze come conseguenza dello stress molto forte a cui sono sottoposto e la mia fonte di stress principale è trovare dove dormire questa notte. Se questo mio problema, diciamo, trova una soluzione, contemporaneamente decrescerà l'uso che faccio di sostanze e cresceranno invece la mia salute fisica, mentale, il mio livello di integrazione nella società. È per rispondere a queste argomentazioni che appunto è stato pensato questo modello che in effetti raggiunge molti di questi obiettivi. I also didn't talk much about loneliness during this presentation, but when I'm alone in the street, I feel very lonely. When I have a housing with other people in my situation, maybe that can also help to decrease the loneliness. Because a lot of time, drug use is a response to the loneliness, which triggers the stress too. So those are community housing, and it's also working on this aspect. Un aspetto che non ho forse nominato abbastanza è quello della solitudine, anche allo stesso modo costituisce una potente fonte di stress ed è appunto anche per limitare questo senso di solitudine che
vengono create facilities come questa del modello olandese, in modo che la persona inserita in una comunità di persone con cui condivide alcune difficoltà, alcune storie di vita, possa appunto sentirsi meno sola e come conseguenza anche fare meno uso di sostanze. The last model I would like to mention, not too much, but still, it's the overdose prevention site. It's the Canadian model, specifically dedicated into saving the most lives, because in Canada, they are facing a fentanyl crisis. And that means that they have such a high rate of overdose, they don't have always the possibility to operate drug consumption room, at least they have the possibility to open an overdose prevention site, mostly managed by peer and or users. And the idea is that it's a place where people come, they can use their drug, and if they overdose, they will be saved. But there is no associated services, and there is no structural funding, which is for us, Community International Drug Consumption Room, quite risky, but we understand it's necessary to tackle the crisis. E l'altro modello che voglio nominare invece è canadese, è quello degli appunto overdose prevention sites, quindi luoghi in cui si fa prevenzione delle morti da overdose, e si tratta di strutture che non hanno fonti di finanziamento strutturale, ma che rispondono a un'emergenza come è quella che sta affrontando oggi il Canada, e con l'obiettivo di appunto salvare il maggior numero possibile di vite. Sono strutture temporanee, spesso dove lavorano spesso operatori pari e persone che loro stesse utilizzano, dove si usa la sostanza e se si va in overdose c'è qualcuno che ci salva. What is important is we are trying to stimulate this response crisis becoming a standardized structural response. Once the crisis is gone, that the financing and the public opinion remain positive to keep on operating real drug consumption room. Because the history showed that in Switzerland, it was also a response crisis. In the Netherlands, it was also a response crisis. In Switzerland, it's really about open drug scene. In the Netherlands was the boom of HIV. It started by a response crisis and it became structural. So maybe that's a chance for Canada. And if that has to happen in Italy, fine. Quello che ci si augura è che strutture di questo genere, che appunto nascono per rispondere ad un'emergenza, possano poi diciamo, aprire la strada a ragionamenti invece più strutturali, che portino a stanze del consumo stabili. In effetti questo è quello che è successo anche in altri paesi. In Svizzera è stato così, in Olanda è stato così, le prime misure erano misure di volte solo a contenere un'emergenza, e poi, una volta che quella è stata scongiurata, si sono invece trasformate in politiche strutturali. Next. Quindi se questo dovesse essere il caso dell'Italia, benissimo, anche così. Once the discussion is advanced in Italy, we will discuss more the detail of it. But I will continue the presentation. Sì, ne discuteremo i dettagli di questo quando la discussione in Italia sarà un po' più avanzata. Per adesso continuo con la mia presentazione. Next. I was planning to describe how we work. But this slide now I will replace by how do we work in COVID-19 time, because it's very different than 3 months ago.
Avevo pensato di, avevo strutturato questa slide per parlarvi di come lavoriamo quotidianamente, ma adesso la riadatto e vi racconto invece come si lavora ai tempi del Covid-19, perché quello che facciamo, come è il nostro lavoro oggi, è molto diverso da come era fino a 3 mesi fa. The slide remains the same, just I want to describe how we work. Yes, go on. Okay, so we open at 10 in the morning, but we used to have 18 to a maximum of 36 clients a day. Now we started the first week of COVID with maximum 4 users inside at the same time. Once you are finished with using, you have to leave the building. The next one come in. Every time somebody come in, he is accompanied by a member of the staff, which is with gloves, goggle, and mask. And we go together and we make sure that the client wash his hand 1 minute. Once his hand has been washed, he may sit at one table. And once he has been finishing with using, we ask him to stand up, touch nothing, leave the building, come back tomorrow. So we have a very limited amount of people that we can accommodate. E, dunque, apriamo ogni mattina alle 10 e fino a 3 mesi fa potevamo accogliere fino a 18 persone contemporaneamente. Dalla prima settimana dell'emergenza sanitaria invece accogliamo solo 4 persone alla volta e con una procedura che richiede che ciascuno di loro sia accompagnato dentro la struttura da un operatore che indossa tutti i presidi, accompagna la persona a lavarsi le mani e verifica che la persona si lavi le mani per un intero minuto, la porta alla postazione, lascia il tempo di usare la sostanza, dopodiché la persona viene fatta alzare, prese tutte le precauzioni perché non tocchi nulla, accompagnata fuori dalla struttura per poi ritornare il giorno successivo. People come inside one by one, accompanied by... Sì, le persone entrano ad una, accompagnate dallo staff, appunto. We try to limit human contact, so we open the door, we open the water, we open the sink, and we do a lot of cleaning to make sure that there is a less minimal human contact with surfaces. Cerchiamo di fare in modo di limitare al massimo il contatto delle persone con le superfici, per cui siamo noi ad aprire le porte, siamo noi ad aprire i rubinetti e siamo noi a pulire ripetutamente le superfici, appunto per limitare la diffusione del virus. Clients who are coughing, they have to wear a mask. We impose them the mask. We take the temperature. If somebody says, I don't feel good, we take the temperature and we can take it 7 times in a day. And if the temperature goes above 38, or if the person is not stopping with coughing, we call the health authority. They come in a van with white people like CSI, and they take the user in a quarantine hotel. Alle persone che tossiscono imponiamo di indossare la mascherina e prendiamo la temperatura, proviamo la febbre a tutti e se la febbre supera i 38 e le persone riportano di non stare bene, hanno tosse, chiamiamo le unità che vengono, prendono la persona e l'accompagnano nelle strutture dedicate alla quarantena. Precisamente. You understand when I explain all this that the idea of a living room is gone for a moment. Eh? Quindi è molto chiaro che l'idea del salotto di cui parlavo prima in questo caso è svanita. It's funny to translate, but it's really not funny to work, I tell you.
È sicuramente una cosa divertente da tradurre, ma non è un ambiente divertente in cui lavorare. In 20 years of experience, I never had so much aggression towards the staff members. Never. In 20 anni di lavoro non abbiamo mai assistito a un tale livello di aggressività nei confronti dello staff, mai prima. Frustration to not be able to make money. No drug in the street. No illegal methadone to be found. The client have to wait for everything. They have to wait an hour outside. They have to wait for coming in the shelters. They have to wait for showers. They have to wait for everything. They start to become extremely tensed, frustrated, tired, and then the aggression fall towards the staff member. So we had people who attack us physically. We had people spitting at us. We had a lot of time the police who had to come, especially at the beginning of the crisis. Now things are slowly getting mellower. Soprattutto all'inizio della crisi le persone erano particolarmente frustrate, stanche, arrabbiate per dover aspettare, per fare qualsiasi cosa, aspettare per entrare nel centro, aspettare, fare la coda per fare le docce, aspettare per il cibo e non trovare sostanza nelle strade, non trovare metadone illegalmente. Tutte queste frustrazioni sommate nel tempo ovviamente si sono tradotte in appunto aggressività, soprattutto nei confronti dello staff, per cui abbiamo avuto aggressioni fisiche, persone che ci hanno sputato contro, molte volte abbiamo dovuto far intervenire le forze dell'ordine. Ora, piano piano, le cose stanno facendosi un pochino più tranquille. Yes, because luckily for us, we didn't have such a necessary strong lockdown as you had in Italy. So the society is slowly reopening. So already since 2 weeks, we have 6 users at a time. And from the 8th of June, we will have 8. Diversamente da voi, fortunatamente noi non abbiamo avuto un lockdown così severo, per cui piano piano tutto sta riaprendo. Già da 2 settimane possiamo ospitare 8 persone alla volta, e scusate, 6 persone, e dall'8 di giugno potranno essere 8. In addition to that, we limit the access to the drop-in center. We used to have 100 people a day. Now we have maximum 20 in the morning. We close and we reopen maximum 20 in the afternoon. In addition, we opened 3 sport gym hall for emergency night shelter that almost nobody sleep outside. Per cercare di fare in modo che nessuno dorma fuori, abbiamo velocemente convertito 3 grandi palestre in dormitori. Nevertheless, we try, it's difficult, but we try to maintain the same level of care and the same ethic and the same good practice. So we still focus on safety, hygiene, and also stress-free as much as possible. Next slide, please. Nonostante tutto, cerchiamo di mantenere gli stessi livelli di professionalità e di cura di sempre. E quindi, come sempre, cerchiamo di focalizzarci sulla sicurezza, sull'igiene e sull'assenza di stress per le persone che accedono al servizio. You understand this is a current thing, so I'm not going to spend too much time. I would like to go to the next slide. And I have a question before I start talking about it. Did any of you or did somebody hear about the thesis of Sofia Crescenzi? And if yes, did you read it or did you have access to it or do I have to forward it to you? I'm sorry, what's the name of the author? Sofia Crescenzi.
Allora dice, prima di parlare di questa nuova slide, vorrei chiedere se qualcuno di voi ha letto, ha avuto accesso alla tesi di Sofia Crescenzi. Non so se capisco Yes. bene. Ok, se appunto l'avete letta o se invece desiderate che ce la giri. Saremo lieti di averla in modo da diffonderla ai partecipanti. Se ritiene che possa essere interessante per questa platea, assolutamente la condivideremo come materiale. Okay, Cedric, if you could forward it to us, Okay, I if you will. think it is interesting for this audience, so that we can forward it to everyone. Yes, so Friday I will make a transfer to Sebastiano, I guess, Okay, thank and he you. will share it with all of you. Yeah. Thank Because you. now I just want to go briefly to the next three slides. The first one is a cost division. The next two you will read much more in detail because it's in Italian. She has written a beautiful thesis about return on investment. It's an economical thesis, which has been approved by the University of Bologna. So I will make sure that you all get it because it will give you a lot of argument when you talk to policymakers about money. Ok, benissimo. Dice che sì, allora questa è una tesi che è stata discussa all'interno dell'Università di Bologna, Dipartimento di Economia. È un lavoro che tratta degli utili sul capitale investito. Dice, ve la farò avere venerdì in modo che possiate leggerla, è in italiano e vi darà molti argomenti per quando andrete a parlare con i. What you can see already on this slide is there is no amount. Quello che potete già vedere su questa slide è che non ci sono cifre. I didn't want to put any amount because it will confuse anybody which is living in another economical reality than in the Netherlands. Appositamente non ho messo cifre perché ho pensato che potessero essere confusive per chiunque viva in una realtà sociale ed economica diversa da quella olandese. You can imagine that if you rent the meter square in Amsterdam city center, it's very expensive. But if you go into a suburban area for the same services, the cost will be lower. So all of this has to be taken in consideration. I don't want to write an amount that you cannot compare to your local reality. Therefore, we talk about proportion, not about amount. Parleremo quindi di proporzioni e non di numeri precisi, perché ovviamente le cifre dipendono dal contesto. Potete benissimo immaginare come possa essere costoso affittare uno spazio in centro città ad Amsterdam e quanto invece possa esserlo meno spostarsi in un'area suburbana. Quindi per non creare appunto confusione, ora parleremo di percentuali e proporzioni più che di cifre precise. Nevertheless, 75% of the cost is salary related. Quello che comunque può accomunarci tutti è che il 75% dei costi è per i salari dello staff. Next, please. You will read all this in the thesis. Next, please. Tutto questo l'ho trovata nella tesi. Same story. You will read that Questo in the thesis. anche. And I would like to finish with the last two slides. One is called checklist. The checklist is what I recommend to everybody thinking to start the establishment of a drug consumption rule to really investigate and think carefully about creating a PR department, a neighborhood commission. Start small or become bigger, or start big and reduce. And adapt to the reality of the drug scene.
Quindi passo alla fine alle due ultime slide. Questa è una checklist di cose da tenere assolutamente in considerazione prima di progettare una stanza del consumo. Quindi un dipartimento di pubbliche relazioni, una commissione di quartiere. L'aspetto del partire dal piccolo e ingrandirsi, o viceversa, cominciare in grande e poi ridursi, e l'adattamento alla realtà della scena locale. In addition, if possible, it is very important to try to involve the users as much as possible in the daily routine, as much as in peer work. Oltre a questo, è molto importante coinvolgere gli utenti del servizio il più possibile nelle routine quotidiane, così come nel lavoro tra pari. And when I talk about peer work myself, I talk about giving a proper working contract to consider the users as a staff member with the same right and responsibility, not a volunteer that we give €5 at the end of the month because of his good heart and goodwill. E qui non sto parlando di lavoro volontario, ma sto parlando di lavoro vero, serio, con contratto che garantisca agli utenti che vengono assunti come peer gli stessi diritti e le stesse responsabilità degli altri colleghi. Yes, last slide before a couple of questions. This is the role and the structure of Neighborhood Commission, one of the most important partnership to be created when thinking about the drug consumption rule. E infine l'ultima slide riguarda il ruolo e la struttura delle commissioni di quartiere, che sono uno dei partner più importanti nel momento in cui si progetta una stanza del consumo. And if you have a strong neighborhood commission, well structured, it will avoid so much conflict with your neighbors that it was worth investing a lot of energy on it before you even start opening a drug consumption room or discussing. Una commissione di quartiere ben strutturata ed efficiente evita un sacco di lavoro e soprattutto di conflitti appunto all'interno del quartiere. Next, I will go 1 minute to my student again, and I will come back. And in 1 minute, I take 3 questions, and then at 5, we really have to stop. I'll Ok, be back. mi assento un minuto per tornare un attimo dai miei studenti, torno, prendo 3 domande in 1 minuto e poi alle 5 devo veramente andare. Quindi se ci sono domande dai partecipanti, vi prego anche curiosità rispetto a questi modelli che ci ha presentato Cedric. Non siate timidi, potete usare la chat oppure per alzata di mano vi apriamo il microfono e mettiamo direttamente in collegamento con il relatore. Ritengo che appunto ci possano essere informazioni che possono essere utili per l'esperienza che ha Cedric sul campo e sulle diversi modelli di Drugs Consumption Room. Yes, I'm back. Eccomi di Cedric, ritorno. ho una domanda io intanto per te. Ok, Claudia has a question. Yes. Se diciamo i dati sono molto evidenti rispetto all'impatto che le stanze di consumo come dispositivi hanno sia sulla
vita proprio sulla prevenzione alla morte dei consumatori attivi, in particolare per via iniettiva, ma non solo, e anche in termini di salute pubblica, quindi della diffusione all'interno del target dei consumatori, ma anche della popolazione generale di patologie come HIV e HCV. Volevo chiederti invece sul terzo livello, quindi quello dell'impatto sulle comunità, proprio pensando a un contesto come quello bolognese, quali possono essere dei suggerimenti che dai per arrivare effettivamente a un rapporto win-win, quindi perché l'impatto dell'inserimento di un dispositivo come le stanze del consumo diventa veramente un valore per la città e non rischi di diventare un punto di attrazione, quindi un impatto negativo sui territori. Elena, scusami, chiedo Elena, se vuoi te la dico aperti. Faremo i conti dopo. Allora, Ok. Cedric, Claudia is saying, given the evidence of the positive impact of DCRs both on the lives of users and in terms of public health, what would be your advice on the third element, like on the impact on the communities, where the DCRs are established? What would be your advice, considering the case of Bologna? One of the advice I regularly give is that when you have too many drug users in certain areas, it becomes what we call an open drug scene. Lots of dealing, lots of crime, lots of drug using, lots of needle in the park. And nobody likes it. So there are two ways about it now. We can just close our eyes and sometimes clean the needles by some goodwill people. And we can put the users in prison because once they are in prison for a year or two, that's one or year or two that they don't bullshit in my neighborhood. Let's call it like that. But this is not an alternative. So finally, the people that need to be the most convinced are somehow the police. And when I say that, I'm talking about offering alternative. I will first focus on the police and then others. The police, they can choose to close their eyes or arrest people. But if they have the alternative to accompany people to a drug consumption room, they will be happy, I guess. And I will explain why when you translate this first. Ok, allora se nel momento in cui in un'area c'è una presenza molto alta di persone che usano spaccio, questa è quella che chiamiamo una open drug scene. Questa situazione è disastrosa per tutti, nessuno è contento di avere sotto casa una situazione di questo genere. Le persone sono esasperate e quindi probabilmente saranno anche in qualche modo sollevate se viene offerta un'alternativa. Le prime persone da coinvolgere e da convincere sono le forze dell'ordine, che hanno di solito due opzioni nel loro lavoro quotidiano: o fingere di non vedere, chiudere gli occhi, lasciar fare, oppure arrestare le persone, che quindi restano in carcere per un anno o due, e per quell'anno o due appunto la scena è un po' più alleggerita. Se però alle forze dell'ordine viene offerta una terza opzione, come può essere quella di accompagnare le persone in una stanza del consumo, probabilmente saranno felici di poterlo fare. Ma non è finita la Yes. risposta. Yes, because in fact the police is as frustrated as neighbors are frustrated. The police often will tell you, oh, but I arrested him already 10 times for smoking cocaine and throwing his needle in the park, and he's still free, and I have to arrest him again. And he's going to go in prison, and 3 months later, he's back in the street creating the same overlast.
So it's a kind of constant spiral, a snake with its own tails, and nothing is broken. But that's why we are trying to find alternative to what exists. Perché quello che succede è che le forze dell'ordine sono spesso tanto frustrate quanto le persone, gli abitanti del quartiere, perché non so, ti diranno: ma questa persona l'ho già arrestata 10 volte, è già stata in carcere, e, no, e la situazione continua a ripetersi in un circolo vizioso che non si interrompe mai. Quindi quello che cerchiamo di fare è appunto rompere questo circolo e creare alternative a quello che già esiste. We are in 2020. The police already integrated a part of the message that the war on drugs doesn't work. Siamo nel 2020 e ormai lo sanno anche le forze dell'ordine che la guerra alle droghe non funziona. I remember this police officer saying, if we continue war on drugs, we are doing war on our family. Mi ricordo di un poliziotto che mi disse una volta: se continuiamo con questa guerra alle droghe, di fatto finiamo per fare la guerra alla nostra famiglia. If you talk to a police officer at the individual level and you ask him, do you know somebody who is using drug in your surrounding, family or friends? I don't think many will say no. I believe that in pretty much every Italian family you have a drug user somewhere. Just people don't want to admit it. E in effetti se chiedi a un poliziotto a livello personale se conosce persone che usano sostanze nelle sue immediate, insomma, nei suoi circoli familiari o amicali, sarà difficile trovare qualcuno che dice no. If you make an alliance with the police, you will make an alliance with all of your partners that are necessary to create those structures. Quindi la prima cosa è creare un'alleanza con le forze dell'ordine. Se riuscite a creare un'alleanza con le forze dell'ordine, sarà più semplice poi allargare questa alleanza a tutte le altre realtà di cui avete bisogno per costruire queste strutture. When the police officers, they sign up for the police academy, they all want to become Bruce Willis arresting the biggest drug dealer. They don't want to chase the pipe smoker of 2 euro of cocaine. Quando gli aspiranti poliziotti cominciano a frequentare l'accademia, vogliono diventare tutti come Bruce Willis, vogliono tutti arrestare i grandi spacciatori e non vogliono arrestare gente perché si sta facendo una canna. And I believe that many police officers would like to focus on what they sign up for. They didn't sign up to be social worker, outreach worker, junkie saver, and domestic violence interventionist. They wanted to wear the uniform to arrest real criminals. So do this job and let us take care of the users. E in effetti vedrete che le forze dell'ordine saranno felicissime di poter tornare a fare il lavoro per cui hanno firmato, per cui si sono preparate, che non è quello di essere operatori sociali, ma è quello di arrestare i grandi criminali, e quindi tornassero a fare quello e lasciassero noi fare il resto del lavoro. One very nice one way to reach this is to try to exchange police experience from Germany, and that the Italian listen, or that the police of Bologna go to visit a city in Amsterdam and talk to the police officers here about the reality before and after the opening of drug consumption rules. Una cosa molto interessante da fare, per esempio, sarebbe dare la possibilità alle forze dell'ordine italiane di fare degli scambi con colleghi di altri paesi, olandesi o tedeschi, e in modo che possano discutere di come è cambiata effettivamente la realtà prima e dopo l'introduzione delle stanze del consumo.
Credo che questo sia un ottimo suggerimento per il prossimo scambio, quindi sarà, credo, un suggerimento accolto da tutti come per allargare il gruppo di lavoro rispetto alla visita di servizi di riduzione del danno anche alle forze dell'ordine come elemento nevralgico di questo modello. Avrei altre due domande per Cedric, quindi prima che fugga, gliele volevo porre. Una è di Giulia e ci chiede. Come funziona l'accesso rispetto al modello integrato, se vi è un accesso diretto e inoltre se viene garantito il servizio anche per consumatori regolari sul territorio. Per consumatori regolari. Irregolari sul territorio. Quindi come funziona l'accesso, se è diretto e se funziona anche per gli irregolari. So Cedric, we have one more question from the audience. It is about, yes? Two more questions. This is the first one. Two more questions. The first one is about the integrated model we talked about earlier. Julia would like to know how the access to the facility works, if it's direct, how does it work, and if it is if the facility is open also to people without documents. Yes, most of the drug consumption rooms in the world have their own procedures of acceptance. But nevertheless, there are some minimum criteria that are always taken in consideration, such as legality, age limit, living condition, and using years of using. So you cannot just be a 17 years old who just started his first heroin last week to enter a drug consumption room. This is not the purpose. It's really for long-term hard drug users, very desocialized, 18 plus. Ok, allora ogni stanza del consumo ha in realtà le proprie procedure, però ci sono delle caratteristiche generali che le accomunano un po' tutte rispetto all'accesso. Allora, ad esempio, l'accesso per accedere insomma, a una stanza del consumo non basta essere un ragazzino di 17 anni che ha cominciato la settimana scorsa a usare eroina. Le stanze del consumo sono specificamente pensate per utilizzatori di lunga data, molto in condizioni di forte marginalità, maggiorenni. And now you understand that there is always the theory versus the practice. Ma poi sapete bene, meglio di me, che un conto è la teoria, un conto è la pratica. In theory, it's recommended 18 years old and 5 years of hard drug use. Teoricamente, le persone dovrebbero essere maggiorenni e usare da almeno 5 anni. In practice, somebody of 17 years old who is smoking heroin for 3 years, I will give him a contract because this is harm reduction. In pratica, se arriva una persona di 17 anni che da 3 usa eroina, noi la accogliamo perché questa è una questione di riduzione del danno. And this is one of the many examples where finally we always end up with the word harm reduction, because I'm not going to make a difference between a Dutch or a non-Dutch once they both are long-term hard drug users, homeless, and I know that there is more risk for them to use outside than inside. So that's answering to this person who are asking about the status. Yeah. E allo stesso modo non facciamo differenza di nazionalità o documenti, sempre perché in un'ottica di riduzione del danno quello che sappiamo è che consumare fuori dalla struttura è per loro più pericoloso che farlo dentro. Quindi persone che sono utilizzatori di lunga data e sono homeless vengono accolte. It is very important to study the theory and all the reference and all the literature regarding harm reduction, but the practice
once you know what you are doing and how you are doing, you will see that the practice is different than the theory, but always aiming at harm reduction. In practice, alcohol is not allowed in our building, but I have some people who are so notoriously alcoholic that they start shaking, and I know they will make an epileptic attack, so I will give them a beer. Quindi è molto importante certamente studiare tutta la teoria e la letteratura che riguarda la riduzione del danno, ma poi bisogna sapere che la pratica funziona diversamente. E, ad esempio, l'alcol non è consentito all'interno della nostra struttura, ma abbiamo persone che conosciamo e sappiamo che sono alcoliste che se non bevono cominceranno a tremare e io so che avranno una crisi epilettica, per cui per evitare questo li lascio bere. So I can only talk about our practice in my little user's room, which is one of the 100 different practice, I guess, from the 100 user's room in the world. Quindi quello che posso fare è semplicemente parlarvi della prassi all'interno della nostra esperienza, di questa stanza del consumo, che è una delle altre delle varie centinaia che esistono al mondo. Last Grazie. Question, please. Sì, se ci dai modo ne avrei altre due e una darei direttamente la parola a Oliviero che te la farà direttamente. Okay, we have two more, Cedric, if you have time. Let's go. Anita, se dai il microfono a Oliviero. Oliviero? Yes. Allora, intanto che diamo il microfono, ti faccio un'altra domanda invece dalla chat. E ci chiedono quale secondo te sono i maggiori problemi che si incontrano nella gestione delle drugs consumption room e quali sono gli elementi di formazione specifica che dovrebbero avere gli operatori delle DCR. Okay, so one question is about the main challenges that you can list about the management of drug consumption rooms and the specific training to be given to the operators working there. So I will start to answer by the second part about specific training. Every staff member in the building is trained for first aid. Global and specifically about first aid in case of overdose, including probably from today and in the coming years, naloxone. Ok, parto dalla seconda parte della domanda rispetto al training dello staff. Tutte le persone che lavorano nella nostra stanza del consumo sono formate in materia di primo soccorso generico e specifico sull'overdose. And in the future we will integrate the naloxone training. E a breve introdurremo, what is it? Il naloxone. Sul naloxone. Ok. About the first part of the question. Could you repeat one more time, please? The main challenges that you can see in the management. Yes. Many, but one that I can see is it's complicated to recruit staff members who are very aware of what they are doing and how they are doing in terms of harm reduction. You will see that if you ask in Bologna who would like to work in a drug consumption room, you will have plenty of people who have a dedicated heart and a commitment to the poor, the widow, and the orphan. But it's not enough. You need to be extremely clear about private professional distance, about ethical dilemma. I've seen many people who come here with plenty of energy
and they want to save everybody. But suddenly you have a pregnant mother who wants to shoot cocaine and they don't want to help her. You can translate this part already? Yeah. Dunque le sfide e diciamo i problemi nella gestione delle stanze del consumo sono molteplici, ma la più evidente che mi viene in mente ora è il reperimento dello staff che ci lavori e che abbia una coscienza abbastanza solida e chiara di cosa sta facendo, di come lo sta facendo in termini di riduzione del danno. Vedrete che se aprite una stanza del consumo a Bologna e aprite delle posizioni per gli operatori, riceverete moltissime candidature di persone che hanno tutta la volontà di aiutare gli orfani e le vedove, ma questo non è sufficiente. Serve che le persone sappiano mantenere le distanze, siano professionali, sappiano gestire i propri dilemmi etici. Yes. Grazie mille, perfetto, grazie della risposta. Vorrei dare la parola adesso a Oliviero che ha una domanda e che dovremmo essere riusciti a metterlo in audio. Sì, salve, mi sentite? Sì, sì, forte e chiaro. Perfetto, salve, mi presento, sono Oliviero Cotromano e sono un ufficiale di polizia locale e volevo capire un attimino meglio la questione, perché già dalle risposte che ha dato prima mi pare di aver intuito che le stanze del consumo non sono aperte a tutti, ma sono aperte a quella fascia di utenti per cui magari altre politiche non hanno funzionato, i corsi di recupero e quant'altro. Perché mi chiedevo sul sistema di decriminalizzazione dell'uso delle sostanze, cioè va bene tutto, però poi alla fine come facciamo a evitare che una persona che ha fatto uso di sostanze stupefacenti non si metta alla guida di un veicolo col quale rischia di ammazzarsi e uccidere altre persone? Era questo il meccanismo. Per cui, anche perché devo essere sincero, la linea è stata parecchio disturbata, quindi mi potrei essere perso dei pezzi nel corso del corso. Scusi, per capire se ho capito giusto, per tradurre correttamente. Sì. Allora, le stanze del consumo aperte non a tutti, ma a persone su cui, diciamo, altri interventi non hanno funzionato, giusto? Questo è così, funzionano così, chiedo. Okay. Perché non... Ok, uno, cioè nel senso, il secondo punto era invece il rapporto sull'incidentalità ed evitare che i consumatori poi si mettano alla guida di un veicolo diventando ulteriore pericolo per gli altri utenti della strada. Ok. Okay, so Cedric, the question is from a local police officer. Yeah. And he's got two questions actually. So the first one is about the target group of drug consumption rooms. So he's saying, are these open as they're not open to everyone? Are these open only to people who with whom other types of intervention have not worked in the past? Hmm? So this is the first question. And the second one is about road safety, if you will. So he said, how can we avoid users to drive and get on the streets and then becoming a danger for the other drivers? This question, I would like to skip it in a sense like, how do we do when the bar and the discotheque and the football club are closing in Italy? It's the same problem. It's a road problem. It's not a drug problem. Okay, let me translate this. Allora, la seconda parte della domanda dice, io la salterei perché non è, cioè quella rispetto alla sicurezza stradale, perché non è un problema legato alle droghe, è un problema appunto di sicurezza stradale, è lo stesso problema che ci si presenta alla chiusura delle discoteche, alla chiusura dei locali, alla chiusura degli stadi.
This has to do with the responsibility of each user, whether they use alcohol or hand drugs. So we can only reach a higher level of awareness of risk by talking to the population, whatever drugs they use, alcohol or drugs. Quindi che le persone di fatto usino alcol o droghe non fa molta differenza, è una questione di responsabilità individuale e tutto quello che possiamo fare è opera di sensibilizzazione, parlare alle persone e appunto non solo alle persone tossicodipendenti, ma e sensibilizzarle su questo punto. And that will make me the link with the first part of the question, because finally Sebastiano and the other people who came to Amsterdam, they understand when I'm talking about drug consumption room, as you could hear, I almost didn't mention any drugs. We are really focusing on healthcare and behavior. What the people are using, we kind of know, but it's not our interest. And therefore, to the first question, yes, it's really dedicated for people who are struggling with their daily hard drug use. If you are a responsible drug user who have enough income, access to needle exchange, a place to stay, you have no interest to come to a drug consumption room. But if you are dropping out of prison, in and out of therapy, nobody wants you, you make few money, you are covered with abscess and you have debt to your dealer, maybe you like to come to stabilize to a drug consumption room before whatever. The street, another therapy, I don't know. But you understand that it's also a safety net, and it's a, we call it in Dutch, a spring plank. That's like when you are at the swimming pool, you jump on the plank, and first you go down, and then it will push you up. E rispetto alla prima parte della sua domanda, sì, la risposta è sì. Le stanze del consumo, come avrà notato, ho fatto molto poco riferimento alle sostanze nel corso della mia presentazione, perché non è questo il punto, non è questo il centro del nostro interesse. Il centro del nostro interesse è la salute e le condizioni di vita di queste persone. Quindi sì, le stanze del consumo sono specificamente dedicate a persone che vivono insomma convivono con il loro problema di utilizzo delle sostanze in modo che rende le loro condizioni di vita pericolose, penose. Non stiamo parlando di persone con un consumo stabile, che hanno un income decente, che hanno un posto dove stare, che hanno accesso alle cure e a materiale sterile per l'utilizzo. Stiamo parlando invece di persone che magari sono appena uscite di prigione, che appunto non hanno casa, non hanno famiglia, non hanno magari sono in condizioni di salute molto precarie. E quindi queste sono le persone che hanno interesse, diciamo, a utilizzare questo tipo di servizio, le altre no. Quindi in questo senso noi diciamo che questo tipo di servizio è una rete di salvataggio, ma è anche un po' come un trampolino, che quando ci si butta in piscina ci spinge giù e poi però ci aiuta a risalire in superficie. And often people use a drug consumption room regarding of their needs. Some people come for the social aspect. Some come for the safety. Some come for the shower. And some people would come every day using many times. Some will come one time a week just to socialize with some of their friends, users from the street. There is no typical format. It varies regarding of the need of each. E comunque anche tra queste persone l'utilizzo delle stanze del consumo varia molto da persona a persona. Ci sono persone che magari vengono solamente per le docce, persone che vengono per socializzare con altri amici della strada, persone che vengono ogni giorno, persone che vengono una volta alla settimana. Quindi
dipende davvero, insomma, dai bisogni specifici di ognuno, cosa poi si riesce a farne, ecco, di questo servizio. And I will finish with this. Once you will eventually open a drug consumption room, you will always think, why didn't we do it before? Because I can guarantee you the city of Bologna will be cleaner, there will be less needles, there will be less stress among drug users, there will be less stress among drug users and police force, there will be increase in quality of life where there used to be open drug scene. So think about it, and if you ever want to start one, I can only say it will give only positive to Bologna. E in conclusione voglio solo dirvi che se mai arriverete a decidere di aprire una stanza del consumo a Bologna, poi penserete ma perché non l'abbiamo fatto prima? Perché la città ne guadagnerebbe moltissimo in termini di pulizia, in termini di riduzione dello stress all'interno della comunità dei consumatori, riduzione della pressione sulle forze dell'ordine, e per cui una volta che viene aperta una stanza del consumo, poi davvero ci si rende conto del cambiamento positivo che introduce in una città. Grazie mille. Grazie Elena, grazie mille Cedric, nel ringraziarti da parte un po' di tutti noi, diciamo riporto un messaggio di Raffaella Campalastri che dice che insomma vorrebbe che non appena sarà possibile rifare la stessa formazione ma in presenza, cercando di allargarla quanto più possibile, perché la conoscenza sui dispositivi di riduzione del danno rappresenta per noi, diciamo, il primo tra i dispositivi per poter intervenire al meglio sui territori. Scusami, Elena. Okay, so Cedric, in thanking you for your presentation, Claudia is reading a message from Dr. Campalastri, who works in the field and really appreciated your presentation, and cannot wait to have another occasion like this, but maybe in presence. And because she said like harm reduction is, we consider harm reduction one of the main goals of our work. Yes, thank you so much. I will now disconnect because I have to go to another meeting. Okay. I will make sure that I forward documents on Friday. E 40 persone. Thanks a lot, Cedric. I keep in touch with you and I send you more documents. Have a good afternoon, everybody. Thanks a lot, Cedric. Thank you. Buon pomeriggio a tutti e grazie. Grazie mille, ciao. Mentre Cedric ci lascia, ci tenevo a ringraziare il gruppo di lavoro che ha permesso l'organizzazione di oggi, ma che anche sta lavorando appunto per rintracciare strumenti efficaci, quindi la dottoressa già citata Campalastri, ma anche Brandoli, Urbano, Padula, Nisi e Di Corpo, che hanno fatto parte dello staff che è andato ad Amsterdam a visitare appunto le loro tipologie di servizi e di interventi. Vorrei ringraziare moltissimo Elena Borghi per la sua disponibilità e la traduzione puntuale di tutto questo intervento, Elga Bianchini e Anita Vianello che ci hanno permesso di supportare con gli strumenti tecnici il corretto svolgimento di questa sessione.
nella speranza appunto di vedervi tutti in un prossimo incontro. Ringrazio tutti i partecipanti che hanno pazientato all'inizio per l'avvio di questo webinar, ma che abbiamo visto restare presenti online per tutto il percorso. Per le domande che non siamo riusciti a cui non siamo riusciti a rispondere durante l'evento, cercheremo di farlo appunto, anzi lo faremo mandandovele in differita via mail, così come vi verrà fornito il materiale del webinar di oggi e quello promesso da Cedric. Quindi grazie a tutti, chiedo almeno allo staff di attivare il microfono per un applauso a tutti i partecipanti. Quindi grazie mille e ci rivediamo presto, speriamo non solo online, ma magari anche in presenza. Grazie ancora a nome di Open Group, ma anche di AUSL e ASP che ci hanno accompagnato e ci hanno permesso di realizzare questa iniziativa. Grazie mille. Ciao ciao!